Prevale ancora la linea del governatore De Luca in provincia di Salerno, vince le primarie del PD Stefano Bonaccini, un risultato in controtendenza rispetto al resto del paese che ha scelto di puntare tutto sulla giovane deputata Eily Schlein per la guida del Partito Democratico. Nel Salernitano invece il presidente della regione Emilia-Romagna vince quasi ovunque, volando oltre il 75%. Vince a Nocera Inferiore con 597 voti contro 116, a Pagani con 267 contro 157. A Montecorvino Rovella con 118 contro 86, a Cava di Tirreni 501 preferenze per Bonaccini, 251 alla neosegretaria. A Mercato San Severino 253 preferenze per Bonaccini, 92 per la Schlein. A Ponte Cagnano 374 contro 127. Ad Eboli 927 voti vanno a Bonaccini, 121 soltanto alla Schlein. A San Valentino Torio 471 preferenze per il presidente della regione Emilia-Romagna contro 24 della Schlein. Quasi un testa a testa ad Atena Lucana, 27 contro 24, a Vibonati 95 contro 40, a Pollica 138-20, ma è a Capaccio che Bonaccini sbanca con 1139 preferenze contro i 55 della neosegretaria. Nel capoluogo hanno votato in 5.000. Do uno sguardo intanto alla mia realtà, alla realtà di Salerno, dove c'è stata un'importantissima affluenza al voto. Generalmente in Italia si è riscontrata un'analoga affluenza, forse non così importante, ma c'è stata un'affluenza incoraggiante, indipendentemente dagli esiti che si sono avuti. Io credo e spero che il partito possa trovare una sua composizione unitaria e prepararsi alle lotte ad un governo che francamente ci preoccupa, ci preoccupa. Abbiamo visto che cosa sta succedendo con le aggressioni davanti alle scuole, con gli sbarchi, con i naufragi intorno nella prossimità delle coste, delle difficoltà di ogni ordine e grado che si stanno ponendo come barriere a un vivere civile. Quindi abbiamo bisogno di un partito che svolga per intero la sua funzione e sono certo che tutto questo sarà trovato come possibilità di azione. Vuol dire che il progetto che noi abbiamo messo che De Luca all'inizio noi stiamo proseguendo, il progetto di città, di partito, di comunità che è stato posto in essere nelle nostre battaglie politiche, è un progetto ancora fresco, ricco di spunti e di possibilità.